Il primo consiglio riguarda la scelta dell'argomento e i tempi di esecuzione. Come sapete, i compiti sono 4. Vi consiglio di scegliere l'articolo di giornale solo se avete già esperienza di scrittura giornalistica, di scegliere l'analisi del testo se avete una sufficiente sensibilità e conoscenza della letteratura novecentesca, mentre le altre due prove, il tema di ordine generale e il saggio breve, sono quelle, fra l'altro, più largamente scelte. Vi consiglio di dedicare i primi 5 minuti alla riflessione sulla traccia da scegliere e almeno 15 minuti, ma potrebbe essere anche qualcosa di più, a scrivere una scaletta, vincendo quindi la tentazione a riempire comunque la pagina bianca davanti a voi. Così come è molto importante la rilettura finale, a cui dovete dedicare almeno mezz'ora per vedere se il discorso tenga. Secondo consiglio, quello relativo alla lingua. È ovvio che non ci devono essere errori di italiano, dovete dimostrare la vostra padronanza, ma soprattutto in un esame possono venire dei dubbi. Po si scrive con l'apostrofo o con l'accento? Si scrive con l'apostrofo, come penso tutti sappiate. Se vi viene il dubbio, guardate però il vocabolario. Ma a parte questo, il dato più importante è quello di saper svolgere una argomentazione e quindi usare come si deve i connettivi, quindi, infatti, tuttavia, e soprattutto verificare se capoverso per capoverso il discorso regge. Questo è un aspetto molto importante che misura la vostra capacità. Terzo e ultimo consiglio. Come fare a prepararsi per scrivere il saggio argomentativo e il tema di ordine generale? Un solo consiglio, che è quello di leggere abitualmente ogni giorno, da qui al momento della vigilia dell'esame, un editoriale dei grandi quotidiani. I grandi editorialisti sono dei modelli eccellenti di scrittura e dovreste naturalmente scegliere gli argomenti di maggior respiro, trascurando quelli di politica interna, e verificare proprio come esercizio in che modo questi articoli sono scritti e in che modo è condotta l'argomentazione.